Cari amici, oggi vi voglio parlare di Re Luigi IX il Santo, re di Francia, la cui festa ricorre appunto il 25 agosto. Questo grande re, il più grande re di Francia, il più amato, il più famoso re di Francia e anche uno dei più grandi re di tutta la storia d'Europa, è un re che è bello ricordare oggi perché, come forse nessun altro, ricorda l'importanza della regalità sociale di Cristo. Tema che è un po' il cuore del Medioevo. Il Medioevo essenzialmente è l'età della storia, l'epoca della storia europea in cui appunto vigeva questo principio, su cui ritorneremo più avanti commentando le azioni politiche di Re Luigi IX. E quindi, come grande modello di politico cristiano che si impegna a reggere il suo regno, il suo stato, fondandosi su questo grande principio della regalità sociale di Cristo, è anche per i nostri tempi un esempio straordinario. San Luigi IX nasce nel 1214 da Bianca di Castiglia, la madre, e Luigi VIII. Muore il 25 agosto 1270 durante l'ottava crociata, quindi una vita non lunghissima, 56 anni, ma molto densa di avvenimenti e di grandi azioni. Rimane a lungo sotto la reggenza di Bianca di Castiglia, la madre, una donna di grande valore, che era stata decisiva soprattutto per la sua educazione cristiana, donna di grande fede. Aveva fondato la formazione del figlio, delfino di Francia, destinato appunto a prendere il trono di Francia, sulla più accesa e viva fede. Era famoso questo episodio, questo particolare del rapporto fra Bianca di Castiglia e Luigi IX il Santo. La madre molto spesso ricordava al figlio che doveva essenzialmente evitare il peccato mortale, fuggire il peccato con tutte le sue forze. E il grande re, di fatto, per tutta la sua vita custodì questo principio così semplice ma così importante e lo trasmise anche ai suoi figli, nello stesso testamento che scrisse poco prima di morire. La madre, donna di grande forza e di grande capacità, durante la reggenza fece fronte a grandi difficoltà. L'infanzia del futuro grande re e grande santo è costellata infatti di continui complotti e tentativi anarchici dei grandi feudatari francesi che speravano di approfittare di questa reggenza della regina madre per acquistare potere o separarsi dal controllo del regno di Francia. Di fatto queste rivolte numerose e continue vengono represse e, raggiunta la maggiore età, re Luigi IX prende il potere saldamente nelle sue mani e inizia una straordinaria epopea, un regno straordinario per i motivi che fra poco descriveremo. Innanzitutto, diciamo qualche parola sul carattere del re, sulla sua persona, su come appariva a tutti i biografi, a tutti coloro che l'hanno conosciuto, che ne hanno narrato le gesta. Spiccava in lui una incantevole dolcezza, una straordinaria dolcezza d'animo che gli conquistava subito le persone con cui entrava in contatto. Aveva un animo inalterabile come sentimenti, il suo umore era costante, era stabile, non era soggetto a nessun tipo di moto imprevedibile o di ira, e questa equanimità d'animo era un tratto che attraeva verso la figura del re. Si distingueva innanzitutto per un grande amore per la giustizia. Era, come re, si sentiva ed era il garante della giustizia nel regno e inviava anche messi in tutte le province del regno per accertarsi che non fossero compiuti torti dai funzionari di Stato a danno della popolazione o delle città. Ma lui stesso, in prima persona, esercitava la giustizia, riceveva chiunque avesse dei lamenti o delle critiche da fare a quanto aveva ricevuto dai funzionari di Stato e pacificava tutte le persone che avevano qualche ragione per essere in conflitto fra di loro. Riceveva sia popolani e persone semplici che principi o grandi feudatari, ma questo suo amore per la giustizia, questa sua capacità di giudizio esatto nelle questioni anche più spinose e delicate, lo rese celebre a livello europeo, tanto che
non furono rari i casi in cui principi o sovrani stranieri scelsero il grande re di Francia come arbitro nelle loro dispute. Gli veniva cioè richiesto appunto di sentenziare e di dare un giudizio su difficili questioni che sussistevano fra principi o re. E uomo di pace, amava appunto portare la pace evitando il conflitto ovunque potesse. E abbiamo diversi testi e lettere sue in cui appunto spinge le persone che erano in contenzioso fra di loro a rapacificarsi. Questo immenso amore per la giustizia raggiunge i vertici dell'eroismo quando, per esempio, prigioniero durante la prima delle due crociate che fece, viene pagato un pesantissimo riscatto ai saraceni che l'hanno catturato e nonostante avesse la possibilità di pagare meno di quanto pattuito, si adira con i suoi collaboratori per questa idea e li obbliga a versare tutto quanto dovuto ai nemici. La parola del re era importantissima per lui, andava rispettata profondamente e quindi neppure il nemico va ingannato se c'è stato un accordo, un giuramento preciso a suo favore. Questo tratto, il tratto cioè dell'amore per la giustizia, è il più bel tratto sicuramente fra le tante belle virtù di questo santo e anche qui quale monito per i politici di ogni tempo e soprattutto dei nostri tempi. C'è questa capacità di agire senza spirito di parte, sempre ricercando il bene comune e pensando il proprio ruolo, il proprio potere come un servizio di giustizia a favore di tutti. Lottò a lungo, anche con grande fermezza, contro tentativi, diciamo, di ribellione o comunque di disobbedienza al suo potere e nonostante la sua dolcezza, che ho prima enfatizzato, era capace in caso di necessità di essere il soldato più deciso, più ardito e spesso anche più coraggioso. Quindi non c'era da ingannarsi sul fatto che i suoi tratti spirituali e morali così inclini alla dolcezza e alla pace, se però c'era necessità era anche un soldato di grandissimo valore e ne diede prova più volte. Vi è poi un tratto personale di questo grande santo che colpisce molto quando si entra nei dettagli, cioè una grandissima pietà verso i poveri, una grandissima attenzione verso i poveri. Infatti era non solo fondatore di ospedali e enti assistenziali per i poveri, per i ciechi e per molte altre figure di povertà, orfani, vedove, ma era anche proprio personalmente commosso da chi era povero e a casa sua, nel suo palazzo, ospitava quotidianamente da 120 a 200 poveri che appunto sedevano alla mensa e venivano sfamati a spese del re. Ma i biografi fanno notare che non raramente si faceva cameriere di questi poveri che ospitava nel suo palazzo e li serviva a tavola, lui che era appunto il re di Francia. Inoltre sapeva ovviamente essere magnificente e apparire in tutto il suo fasto regale quando questo era richiesto dalle procedure di corte, dagli incontri diplomatici, dai momenti solenni della vita di un re, ma questo fasto ufficiale era un atto dovuto perché come persona diventò leggendaria la sua sobrietà e la sua capacità di rifuggire dal fasto, dal lusso e da tutto ciò che non era necessario. Anzi, conduceva una vita incredibilmente sobria, tutta attraversata da digiuni, cilizi, discipline e le più austere forme, diciamo, di mortificazione cristiana che il re appunto praticava con grande generosità. Era un vero e proprio nemico del fasto e vestiva spesso in modo molto semplice quando era da solo, ma soprattutto in generale era una persona capace di incredibili mortificazioni di cui coloro che gli erano vicini ebbero più volte visione. Inoltre ci sono altri tratti che spiegano la grandezza di questo re. Amava circondarsi di persone dotte e
molto colte, in particolare di chierici, proteggendo in modo molto molto efficace soprattutto l'ordine francescano e l'ordine domenicano, che a Parigi avevano grandi ruoli anche presso la Sorbona, presso le facoltà universitarie parigine, e teneva in grandissima stima le persone dotte, tanto che suggerirà anche al figlio, nel testamento che ho già citato, di cercare la frequenza solo, la frequentazione di queste persone, di santi e dotti sacerdoti e chierici, per crescere spiritualmente, per aumentare la propria cultura. Era una persona di grandissima spiritualità, una vita spirituale molto profonda, con molte ore passate in preghiera ogni giorno. Ci furono anche obiezioni da parte dei cortigiani per questa abitudine del re di avere una vita di fede e di pietà incredibilmente intensa, fatta di lunghe veglie, fatta di adorazione al Santissimo Sacramento, di notti intere passate nella Santa Cappella, di cui parleremo più avanti, così come il salterio, il suo salterio, che utilizzava quotidianamente in modo molto, molto profondo. E il re era solito obiettare che di fatto non si sarebbero lamentati così se avesse passato lunghe ore in partite di caccia o altri divertimenti che erano tipici per i re di quel tempo. Quindi persevera nel suo stile di vita, che era segnato da una profondissima religiosità. Stupiva le persone che gli erano vicine per il grandissimo raccoglimento con cui sostava in chiesa, in preghiera, in una concentrazione, in un raccoglimento appunto assoluto, soprattutto durante la Santa Messa. Infatti, anche dei consigli molto saggi sul partecipare alla Messa con grande raccoglimento, evitando di guardare a destra e a sinistra e concentrandosi in preghiera, soprattutto durante la consacrazione. Visita regolarmente gli ospedali, ospedali che spesso ha fondato lui stesso. Non si perita di curare con le sue mani molti malati. Si fa quindi infermiere, anche malati coperti di piaghe che avrebbero suscitato la ripugnanza della maggior parte delle persone, vengono accuditi con grandissimo amore, grandissima dolcezza da questo santo re. Spicca fra questi tratti che stanno emergendo di Luigi IX il Santo la estrema grazia nel conversare con tutti. Quando parlava con qualcuno, che fosse la moglie, un cortigiano, un ministro, un principe o un povero, era particolarmente gentile e aggraziato. Si era sposato molto presto, a 20 anni, nel 1234, con Margherita di Provenza, Margherita primogenita del conte di Provenza. La moglie era stata scelta dalla madre Bianca di Castiglia, come usava in quei tempi, e sarà una bravissima moglie, madre di 11 figli, che darà al grande re nel corso della sua vita. Ma per un decennio i figli, in realtà il primo decennio di matrimonio, i figli stentavano a venire. Ebbe solo 2 figli nel primo decennio di matrimonio, e solo dopo molte preghiere, con grandi preghiere sia personali sia di santi religiosi del tempo, la seconda parte della vita matrimoniale fu coronata dalla gioia della nascita in totale di 11 figli. Eppure è interessante notare come i biografi raccontano che, appena sposato, scelse insieme alla moglie di seguire gli esempi biblici di Tobia. Tobia nell'Antico Testamento è il modello stesso di santo e casto matrimonio cristiano, e di fatto Tobia inizia il suo matrimonio raccogliendosi in preghiera per 3 giorni con la moglie e astenendosi dall'atto coniugale, proprio perché Dio benedica il loro matrimonio e si distingua dal matrimonio dei pagani. Quindi San Luigi IX Santo segue Tobia come esempio di marito santo e casto, e per tutta la vita manterrà insieme alla moglie, che in questo era in perfetta, diciamo, sintonia con lui, manterrà l'uso di seguire la pratica, per esempio, dell'astinenza durante la Quaresima, dall'uso del matrimonio durante le grandi feste dell'anno liturgico,
Insomma, di fatto, nonostante questa estrema castità e ricchezza di momenti penitenziali, ebbe comunque la gioia di una famiglia molto numerosa. Fra le tante opere che edifica, che favorisce durante il suo regno, quella che gli era forse più cara è la costruzione di un'abbazia a Rouillamont, una importante abbazia che fa costruire a sue spese e dove si ritirerà spesso per tutta la sua vita, per ritiri, diciamo, spirituali, per momenti di silenzio e di preghiere. E questa abbazia è costruita con i finanziamenti del re, ma anche con il lavoro del re, come usava nel Medioevo, partecipa a titolo proprio personale, insieme agli operai, alla costruzione di questa grande abbazia, nei momenti in cui ciò gli era possibile. Ma ovviamente la sua opera di aiuto alla Chiesa e ai poveri non si limita a questo. Gli vengono attribuiti almeno 4 importanti ospedali: Pontoise, Compiègne, Vernon e quello cosiddetto dei 300 o 15-20 a Parigi, fra cui appunto ospedali dedicati ai ciechi o a altre persone con altri tipi di sofferenze. Edifica a sue spese numerosi conventi: la Certosa, convento dei Domenicani, dei minori riformati, dei Carmelitani, dei Trinitari e anche dell'abbazia Longchamp, Lys e Maubisson. Quindi un numero enorme di edifici che la sua carità non si stancava di favorire con elemosine continue. Diventa famoso per le enormi elemosine ai poveri che erano quotidiane e anche poi particolarmente importanti in alcuni momenti dell'anno. L'elemosina non è solo verso i poveri di Parigi o della Francia, ma si estende anche oltre i confini del suo regno. Per esempio, protegge in modo particolare i cristiani di Palestina e si mostra sempre attentissimo a vedove o orfani che erano finiti sotto il controllo, in mano, a ebrei o saraceni. Inizia un po' con lui quell'uso antichissimo di un rapporto privilegiato fra Francia e Palestina, regione appunto con la quale il legame della Francia sarà sempre molto profondo e molto importante. Nel 1239 accetta di riscattare da re Baldovino di Costantinopoli la corona di spine, la santa corona di spine, che era una reliquia custodita appunto a Costantinopoli. Questa corona viene portata dall'ordine domenicano, dai domenicani, verso Parigi e il re, quando ha notizia dell'arrivo di questa preziosissima reliquia, esce insieme al fratello e a un lungo corteo di chierici e va incontro al corteo che sta portando la corona di spine. E narrano i biografi che il re è a piedi nudi, in segno penitenziale e di umiltà, e quando vede la santa corona di spine, questa reliquia di valore inestimabile, scoppia in un pianto dirotto. Cioè, la commozione di questo grande santo è tale che scoppia in pianto di fronte alla reliquia. La reliquia viene riscattata insieme a una parte importante della vera croce di Cristo portata da Sant'Elena a Costantinopoli, e queste due reliquie preziosissime sono custodite nella Sainte-Chapelle che Luigi IX fa costruire a Parigi, nel luogo in cui pregava più frequentemente, la Santa Cappella, che tuttora si può contemplare e che è uno dei monumenti più importanti non solo di Francia ma di tutta la tradizione occidentale, perché è veramente un miracolo architettonico e estetico. E qui nella Santa Cappella passava moltissimo tempo in preghiera e a volte anche tutta la notte in veglia di fronte a queste reliquie che con tanta emozione aveva ricevuto. Reliquia, quella della corona di spine, che come sapete sarà gettata nella Senna durante la Rivoluzione francese dai giacobini in odio alla religione. Qualche altra nota sul suo stile di governo: davvero re cristiano, combatte l'usura con tutte le sue forze. L'usura era gestita in modo particolare dalla popolazione di religione ebraica e quindi vara leggi che prevedono la restituzione alle persone tiranneggiate dagli usurai delle cifre enormi che questi loro toglievano. E laddove
le persone che avevano perso soldi con gli usurai non fossero più rintracciabili, queste cifre venivano date in carità. Comunque combatte l'usura. L'usura che è quel cancro che poi, durante l'età moderna, a partire soprattutto dalla riforma protestante, altererà la vita sociale ed economica di tutti i popoli, che oggi tiranneggia i popoli. E è interessante notare come questo grande e santo re cristiano combatte innanzitutto l'usura sul piano economico, perché di fatto l'usura estingue la civiltà, soffoca la vita, impedisce il sorgere e il mantenersi di una vera comunità. Quindi di fatto è interessante questa lotta contro l'usura, che è un po' il cuore del Medioevo cristiano. Si può dire che il Medioevo finisce quando comincia a irrompere l'usura nel mondo occidentale. Ma la seconda grande lotta, anche attraverso leggi apposite varate su questo tema, di questo re, è la lotta contro la bestemmia. Non poteva tollerare nulla meno della bestemmia, cioè la bestemmia era la cosa che in assoluto lo faceva fremere di sdegno più di ogni altra. E insisto nel citare questo documento: anche al figlio un punto di morte raccomanderà proprio di combattere più di ogni cosa la bestemmia con leggi giuste. A chiunque dovesse lasciare un lascito morale, come prima cosa diceva, lottate contro la bestemmia, non permettete che in vostra presenza si bestemmi. E le leggi di Luigi Nonnosanto sono di particolare durezza. Prevedeva una sua legge apposita che venisse marchiato con un ferro rovente sulle labbra la persona che aveva bestemmiato. Una ustione molto dolorosa che lasciava un segno permanente, deformando quasi il volto della persona, in modo che tutti vedessero l'orribile colpa di cui si era macchiata questa persona. La pena viene inflitta per ordine del re anche a un'influente persona di Parigi. E il popolo, vedendo questo importante, illustre, notabile parigino marchiato a fuoco sulle labbra per una bestemmia, il popolo vocifera, il popolo parla contro il re, e il re giunge notizia che si è diffuso malumore nei suoi confronti per la severità con cui ha applicato questa legge. Ma il re rifiuta di fare un'inchiesta di polizia e rifiuta di perseguire coloro che hanno mormorato contro di lui, proprio perché è pronto e accetta volentieri qualunque offesa personale pur di lottare con la massima forza contro questa piaga terribile che affligge il suo paese. E il Papa stesso dovette intervenire per invitare il re a moderare questa legge, che era particolarmente severa, e il re, obbediendo al Papa, poi ridurrà la pena alla fustigazione e a multe molto pesanti, insomma altre pene meno dure di quella che aveva inizialmente stabilito. L'altra grande caratteristica di questo re, abbiamo citata già prima, è il coraggio in guerra. Sono innumerevoli gli episodi, sia durante la prima crociata a cui ha partecipato, sia in altre battaglie, guerre che ha vissuto, gli episodi che mostrano il suo coraggio. Uno sprezzo del pericolo impressionante che infiammava i suoi compagni e li spingeva a combattere con lo stesso coraggio. Quindi la bontà, la dolcezza, l'assenza di racondia, la mitezza di questo re non volevano affatto significare debolezza quando era impegnato in battaglia. Anzi, era capace di una maestà, di un rigore, di una forza uniche. Vi è a questo proposito anche una famosissima lettera che scrive a Federico II di Svevia, l'imperatore che combatte la Chiesa in tutti i modi per molti anni, quando Federico II fa sequestrare i vescovi francesi che stavano recandosi per un importante concilio a Roma. Vengono imprigionati, trattati duramente in carcere, senza motivo, da Federico II, e dopo un po' di pazienza, Luigi IX il Santo scrive una celeberrima lettera a Federico II, minacciando in sostanza guerra se non libera questi vescovi francesi, perché se rimangono detenuti va in gioco l'onore del re francese, che non è in grado di difenderli e quindi è obbligato a prendere misure drastiche. Lo dice con molta gentilezza, con molto rispetto, ma fa capire che la misura è colma. E a questa fermezza di un santo, Federico II cede e libera i vescovi francesi, perché non osa andare oltre nel provocare il grande re francese. Veniamo adesso a concludere questo nostro breve racconto della vita di San Luigi Nonnosanto.
dicendo due parole su le crociate a cui ha preso parte e gli avvenimenti che lo colpiscono durante queste crociate. La prima crociata lo vede cadere prigioniero nel 1250 e essere detenuto dai saraceni, dagli islamici, insieme a molti altri principi francesi e soldati francesi in condizioni di estrema afflizione. Anche perché la moglie ha avuto un bambino ad Amietta e anche lei nella città di Amietta, quindi è vicina al luogo in cui Luigi IX è catturato ed è detenuto prigioniero. Ci sono racconti molto attenti, molto precisi di quello che subisce il re durante la prigionia. Viene praticamente spogliato, incatenato, chiuso in una stanza tetra, buia, e la sua vita è a rischio incessantemente come quella di tutti gli altri francesi. Di fatto il suo atteggiamento è di una fermezza, di una pazienza, di una calma che giunge a stupire gli stessi suoi catturatori, gli stessi suoi guardiani. Non cade nelle insidie che gli tendono in modo diverso, per esempio rifiuta un invito a pranzo con le autorità islamiche perché capisce che sarebbe un modo per esporlo, per deriderlo, per legittimare il potere di coloro che l'hanno sconfitto, e si comporta con una nobiltà stupefacente. Tranne che in un momento, cioè dove è nobilissimo anche lì, ma dove perde per così dire questa sua compostezza, perché a un certo punto, mentre è incatenato e afflitto anche da gravissime condizioni fisiche, perché chiaramente stava molto male, vede gli islamici che lo custodiscono bestemmiare e calpestare un crocifisso che si trovava in quella stanza. E di fronte alla bestemmia e all'atto di sacrilegio compiuto in odio a Cristo contro un crocifisso, freme fisicamente di sdegno, è preso dal pianto, un pianto in un certo senso di sdegno, e cerca di spezzare le catene che lo avvingono quasi a volersi slanciare verso i suoi carcerieri. Torna qui l'odio per la bestemmia, ma anche, ecco, questo lato così umano, così innamorato di Cristo, di questo santo re, che addirittura cerca di rompere le catene che lo paralizzano pur di fare qualcosa in onore, per salvare l'onore della Chiesa e di Cristo. E dopo lunghe trattative e innumerevoli offese, umiliazioni, prove che però non alterano mai la sua pazienza, per esempio notano i compagni che mai un lamento esce dal re per le sue condizioni fisiche, per la sete straziante, per la fame, non esce una sola parola di lamento durante queste prove. Ebbene, l'ultimo episodio che vale la pena di conoscere prima di dire due parole sulla morte, sul momento della morte, è quando durante la prigionia del 1250 viene pagato il riscatto. Questa grande cassa di monete d'oro viene consegnata, è in corso la consegna e il conteggio del denaro, è invitato a salire sulla barca che lo porterà in salvo lontano, lontano dalla costa, ma lui rifiuta di mettersi in salvo, anche se gli stessi islamici l'avrebbero lasciato partire, perché dice: ho promesso con giuramento che mi sarei imbarcato solo quando fosse stato consegnato tutto il riscatto. E quindi, per rispettare alla lettera la promessa fatta, non sale sulla nave se non quando effettivamente tutto viene pagato. Ecco, per dire la incredibile, stupefacente esattezza e senso della giustizia che caratterizza questo santo re. Nel 1270 invece la crociata di un re che era già malato, stava non molto bene, il viaggio è terribile, arriva praticamente in prossimità delle coste africane già in gravi condizioni di salute e in pratica in agonia, morente. Quindi si ammala, come moltissimi altri membri dell'esercito francese, e sono le sue ultime ore, e viene descritto da persone che furono presenti a questa morte le ultime ore di vita del re. Il re prega incessantemente, giorno e notte, lo si sente pregare, e a un certo punto smette di parlare,
fa solo dei cenni col capo, sorride a tutti coloro che gli sono intorno, fa spesso il segno della croce, questo bellissimo gesto, quasi a dimostrare e a ricordare a tutti che è essenzialmente un cristiano, fa spesso il segno della croce, infine, proprio negli ultimi istanti, recita questo salmo: Introibo in domum tuum, adorabo a templum sanctum tuum. Entrerò nel tuo regno, ti adorerò nel tuo santo tempio. Queste sono le ultime parole di questo grande santo, Luigi IX il Santo, e dopo queste ultime parole non parla più, chiude gli occhi e si spegne con un sorriso, una dolcezza sul volto che stupisce tutti gli astanti. Il suo volto è roseo, sembra quasi riposare, non essere morto, invece è giunta la sua ultima ora, l'ultima ora di questo straordinario grande santo, che non è solo modello di grande politico, di grande re, ma innanzitutto di grande vero cristiano e di grande uomo.